Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Inheritance. Oggi, signori miei, siamo qui con Semaforo, il nostro eroe, mamma mia. Ogni volta che penso a questo soprannome mi vengono in sequenza la Ebola, l'AIDS, qualsiasi malattia esistente. Ma comunque, signori miei, cosa è successo nello scorso episodio? È successo che siamo giunti all'Accademia. Aiutando il professore abbiamo ottenuto lui, Semaforo, il nostro eroe che conosce solo botta. E niente, oggi proseguiamo ragazzi, quindi un like per il grandissimo Semaforo e direi che possiamo avviarci. Oh Gesù, ciao! Creepy, ciao, spero di non averti svegliato. Io sono già in classe, ho fatto in tempo a controllare gli orari delle lezioni. Allora, la mattina faremo lezione teorica con il prof Landon nell'aula corso superiore. Il pomeriggio invece andremo nella foresta con mio padre a seguire... Ok, perfetto, io spero vivamente che la lezione teorica facciano come in Apex, che me la facciano balzare. Comunque, allora, dato che è un po' che non registro questo gioco, infatti l'ultima volta che ho registrato è stato l'1 luglio, adesso è il 5, dobbiamo andare qua, se non ricordo male le aule erano qui, salone atrio, aula corso elementare, no, noi siamo corso superiore perché siamo potenti e la nostra sedia tra l'altro è storta. Ciao professor Landon, c'è il mio stesso cognome. Benvenuti ragazzi alla vostra prima lezione in accademia, sono davvero felice di incontrare nuove promesse. Io sono il professor Landon, va bene. Sì, lo so che la tua regione è un enorme arcipelago di 4 isole ispirate ai colori dei primi giochi Pokémon. Ah no, mi sa che ho sbagliato gioco, vabbè. Con la bizzarra caratteristica di avere le isole più piccole concentrate nella parte più interna, vicino al cuore della regione, mentre le isole più grandi si trovano nella parte più esterna. E proprio per questo motivo le mie isole sono... Ok, penso che la lezione me l'abbiamo fatta balzare tattica. Oddio, ci sono Pokémon come Scyther o Onix... Ah, ok, praticamente qua ci viene detto che... Ok, ci sta spiegando il fatto delle evoluzioni, praticamente, ragazzi. Vero e creepy, giusto? Strano, qui non c'è nessun pacco per voi. Oh sì, certo, mio padre me lo aveva accennato, il nostro Pokédex ce lo darà lui per... Ah, ok, perfetto, ci daranno il Pokédex. E niente, ragazzi, qua ci è stato detto praticamente che... No, minchia, sei già lì, dammi un attimo di tregua. E praticamente... Pokémon come Scyther o Onix che si evolverebbero di norma tramite scambio con assegnazione di strumento, quale metal coperta, in questo gioco si evolveranno normalmente salendo di livello. Minchia che bella frase che ho fatto ragazzi, mamma mia, sono orgoglioso. Dante, vieni qua a benedirmi. Mio padre ci aspetta, evviva, non vedo l'ora di incontrare quel ciccione. Laboratorio del professor Birch, sì, è questo, dammi il Pokédex. Ciao Creepy, scusa se non ho preparato un pacco anche per te, ho preferito parlarti prima di consegnarti il Pokédex. Devi sapere che questo Pokédex non è mio, ma è appartenuto a tuo padre. Lui avrebbe voluto che lo avessi tu. Ok, tutti i grandi allenatori ne hanno uno, va bene, credo che sia le solite cose. Otteniamo addirittura una Pokéball. Ci sono moltissimi Pokémon... Ok, dopo vieni alla mia lezione e vedrai come catturarli, perfetto. Non vedo proprio l'ora, guarda, caro mio, non sono proprio in grado di catturare Pokémon. Ma immagino di doverci andare adesso, effettivamente. Vediamo se è proprio così. Foresta... si chiama Foresta Smeraldo, davvero? È un riferimento? Ovvio. Vediamo un po' i Pokémon. Poliwag. Poliwag ci starebbe, ragazzi. E vabbè signori, mi hanno portato il caffè, secondo voi si può rinunciare al caffè? Direi assolutamente di no. Comunque, livello 6 per Semaforo. Oh, eccola lì. Otteniamo una pozione, spero che non servano i Pokémon carichi perché Semaforo si sta spegnendo. In tutti i sensi. Bene ragazzi, adesso che ci siamo tutti possiamo cominciare. Vabbè, devi farmi vedere come si catturano i Pokémon. Oddio, c'è Lino, è vero. Allora, poco si trova... Ah, ok, fatto appositamente per non cambiare lo sprite. Mi sono piaciuti, tra l'altro, Lino qua, ragazzi, ha già un Vulpix. Cosa molto interessante. Ma, aspettate. Ah, ok, non lo sto comandando io, perfetto. Mi stavo facendo delle domande. Erano delle belle domande. Bravo, ragazzo. E voi, se volete, provate pure. Certo, caro mio. Chi è questo qua, raga? Chi è sto poveraccio schifoso? Oh, perfetto, raga. Allora, mettiamoci in squadra qualche nuovo membro, che non sarà sicuramente Nincada, perché a me Nincada fa letteralmente schifo, è proprio bruttissima, raga. Non me ne vogliate. Nidoran, mainstream. Mainstream, però, ovviamente, raga, Nidoran è tanta roba anche lui, anche se preferisco il maschio, ma penso di averlo già detto. Pidgey, vabbè, Pidgey, raga, cioè, più mainstream di Pidgey, penso che ci sia solo Charmander. Cioè, poi basta. Figa, onesto. Eccolo qua, ovviamente non lo prendiamo. Però raga, Poliwag ad esempio potrebbe starci. Anche perché se dovessimo incontrare un Pokémon di tipo fuoco,
al nostro caro Beldum, semaforo, non Beldum, gli fa il culo un po' con il tipo fuoco e quindi un Poliwag sarebbe perfetto, vai a casa. Ok, livello 8 per semaforo, così ce lo alleniamo anche un po'. Intanto troviamo qua delle bacche. Io esplorerei sinceramente tutta quest'isola. Scusatemi, questa foresta. Weedle me lo metto in squadra sicuro, guarda. Poi con la sua mossa veleno spina molto efficace. Ok, questo qua è un NPC che c'era anche nei soliti giochi. Questo qua mi sa tanto di roccia per evolvere Eevee, ragazzi. Chi lo sa? Chi lo sa? Basta incontrare Weedle adesso, ragazzi. Li sto uccidendo solo per allenarmi. Poi ovviamente non sarà sempre così. Oh, eccoti. Ok, ma siamo in due gruppi. Non l'avevo capito. Anche questi due ragazzi mi sono simpatici, ma sono felice lo stesso. Ok, ma cosa devo fare? Devo catturare qualche Pokémon? Fatemi capire. Io però vorrei ritrovare il Poliwag di prima, ora che ho le Pokéball. Ma in realtà ce l'avevo anche prima, ora che ci penso, minchia, non ho più mosse. Questo potrebbe essere un problema. No, no, assolutamente no. Metapod proprio zero. Dai, possibile che non c'è più Poliwag? Oh, ok, perfetto. Non buttarlo giù, non buttarlo giù. Ok. Pokéball, dai. 1, 2, 3. Perfetto, preso Poliwag. Ha una pelle molto, vabbè, insomma. Ok, gli devo dare un soprannome anche a lui, ragazzi. Però non so veramente come chiamarlo. Gli devo dare anche un soprannome abbastanza deficiente, in linea con la mia intelligenza. Lo chiamiamo Stoppo e poi lo chiamiamo. Ok, perfetto, ragazzi. Allora, visto che è un girino e diventerà una rana, lo chiamiamo John Frog, tutto attaccato. Che orecchie per intendere, intenda. John Frog, perfetto. Ciao Creepy, scusami. Ok, stare dietro. Ah, Rainer dovrebbe essere quello lì. Che prima, devo essere sincero, non ho detto nulla, ma avevo letto Ranieri, quindi Lester confirmed. Come Creepy combattiamo? E non mi dai neanche il tempo. No, raga, qua mi schiatta semaforo, ve lo dico. Qua mi è schiattato semaforo. No, semaforo, l'abbiamo perso, ragazzi. Oh, però, ragazzi, John Frog subito alla riscossa. Ho perso. No, aspetta. No, gli ho tirato una Pokéball. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ho anche perso. Evviva. Allora, aspettate, ritorniamo un attimo dentro. No, ragazzi, gli ho tirato una Pokéball. Ho sbagliato tantissimo. Ho fatto come Luke nella Soul Link, per chi si ricorda. Mamma mia. Aspettate, ma... sta cosa qua non l'avevo notata, però. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo davanti John Frog, che è tipo il miglior soprannome che io abbia mai dato. Ma allora, aspettate, fatemi parlare un secondo con Birch, perché voglio capire cosa devo fare. Ok, sembra che i miei compagni mi abbiano lasciato indietro. Oddio, c'è anche Psyduck. Però, raga, John Frog non si scappa. È molto meglio John Frog, raga. Per questi soprannomi qua voglio un botto di like. Ok, ragazzi, allora, affrontiamo di nuovo Rainer. Allora, avevi Nidoran come primo Pokémon. Vediamo se con John Frog riusciamo a combinare qualcosa di buono, ma mi sa proprio di no. Comunque adesso lo ritiro, l'ho messo davanti prettamente per farlo livellare un attimino. No, John Frog è morto. E vabbè, botta, botta. Tra l'altro, come hanno fatto a finirmi? Quanti cazzo? 35 PS di botta e li ho finiti così, ottimo. No, ma paralizzato. Ok, livello 10, quasi 11. Oh, e ciao Birch, mi è morto John Frog, piangi con me. Bravi ragazzi. Oh, mi scusi professore, non pensavo di aver disturbato qualcuno con la nostra lotta. No, tranquillo ragazzo, non è successo niente. La precocità è una virtù rispettata oggigiorno. Minchia come parlano questi raga. Anche se la prossima volta sarà meglio che aspettiate la fine della lezione prima di dare spettacolo. Dai, penso che per oggi possa passare così. Non so cosa ho detto, ma va bene. Ok, penso di poter uscire a sto punto, ragazzi. E chissà se in questa foresta c'è qualcos'altro da esplorare. Perché semaforo è voglioso di avventure, ma anche John Frog è voglioso di avventure. E ecco, tipo quello lì che sta guardando un albero catturerà un bel gruppetto di Pokémon. No, grazie, guarda, a me basta John Frog. Eccolo lì, la coppia falsa di John Frog. Aspetta, non puoi entrare. Ah, ok, non posso andare di qua, perfetto. Mi fa piacere, tu? Ok, se i Pokémon sono stanchi. Minchia, Warpole, che schifo. Ok, sì, vabbè, tutta l'area occupata, raga. Oddio, che casino. Allora, andiamoci a curare John Frog, che è perito male. E adesso, però, non so cosa fare. Tra l'altro, questo, esatto, questo è il market, un po' alla quinta gen. Vado a prendermi delle Pokéball. Allora, facendo un paio di calcoli, 6 Pokéball, sì.
6 Pokéball e prendiamo anche due pozioni così. E un antidoto che sicuramente mi avveleneranno da qualche parte. Conoscendomi succederà sicuro. Adesso immagino di poter andare al mio dormitorio. Ma in realtà non lo so, sto ancora con sto cazzo di dormitorio femminile, ho capito. Sì, ok. Mo? Adesso non so cosa fare. Potrebbe essere un problema. Vediamo se... se devo andare qua. Chi è questo qua? È Senex. Ah, ok, perfetto. Mi hai dato rapide artigli? Sì, perfetto. Ok, buona cosa. Aula corso elementare, aula corso... Oh, eccoci qua. Benvenuti ragazzi nella vostra seconda lezione teorica qui all'Accademia. Oggi parleremo di storia. Attenzione ragazzi, tutti voi sapete che sin dai tempi antichi la popolazione... Oh, esatto, sì. Ah, ok, perfetto. Quindi le popolazioni sono un po' in conflitto fra di loro. Noi siamo uomini di scienza e non possiamo permetterci di prestare fede a stereotipi e calunnie di ogni genere. E per questo motivo moltissime leggende metropolitane si sono formate a seguito delle guerre che sono accadute in questa regione. Non prestate fede alle voci corridoio, per quanto interessanti possano essere. Ok, basta ragazzi. Oh, perfetto, lezioni con il professor Birch che sono decisamente più interessanti. Domanda. Le lezioni del professor Birch saranno sempre in The Forest? Fatemi capire, perché io questa cosa non l'ho capita. E comunque sì, raga, mi sa che le lezioni teoriche del professor Landon le balzerò tutte così, perché altrimenti mi cadono le palle, letteralmente. Forse questa qua è la zona in cui devo andare? No, mai nella vita. Spinarak. Oh, eccoci qua. Benvenuti alla seconda lezione all'aria aperta, dove mettiamo in pratica ciò che impariamo grazie alla teoria. Oggi in mente qualcosa di speciale per voi. Oggi abbiamo fatto storia, abbiamo parlato delle guerre, a meno che non ci vuoi dare una katana. Da qui la foresta si apre senza alcuna traccia di sentiero. Il percorso è molto tortuoso e può risultare semplice perdersi. Ebbene, io vi chiedo di raggiungere la radura che vi sta dall'altra parte. Ma non credete che sia così magnanimo da porvi una da porvi un quesito così semplice? Ok. Praticamente vuole premiare chi arriva per primo. Non sarà pericoloso? Va bene, ok, ho capito. Devo arrivare alla radura. Veloci. Ok, il gruppetto è sempre il nostro. Però non potete lasciarmi sempre indietro, frati. Marip! Marip! Non lo catturo perché è mainstream. Ma Marip, in una foresta. Allora, adesso, cazzo, mi ha paralizzato. Ecco, vedete quando la sfiga si fa sentire. Adesso ragazzi dobbiamo affidarci a John Frog. Però in realtà John Frog sta per morire, quindi adesso lo devo togliere. Ragazzi, ho preso un antidoto e cosa poteva succedere se non che mi paralizzassero? Evviva Slakoth, ma levati, sei orribile. Tra l'altro questi cosi qua ragazzi mi piacciono un botto, però mi preoccupano anche, perché non vorrei che c'entrassero qualcosa con la trama, che abbiano qualche ruolo particolare, insomma. Dai John Frog, ce la puoi fare, io ho bisogno di te, perché l'altro è paralizzato, è diventato un vegetale paralitico. Oh, grande John Frog, mamma mia che eroe. Ok, eccolo lì il nostro gruppo, l'avevo appena visto, poi mi ha mandato in campo un executor e sono svenuto. Attacco pioggia, esiste ancora sta mossa, non la vedevo dal 96. Attacco! Ok. Attacco pioggia, sì, se non urlo come un deficiente cerco di trattenermi, ragazzi, è perché c'è la gente giù. E sto cercando di non fare casino, tra l'altro John Frog ha imparato ipnosi. Ok, ciao. Perché tu sei da questo qua? Come non ti lascerò? Oddio, è uno stupro. Ah, ok, ci sfidano quelli dell'altro gruppo. Cazzo, John Frog, devi ritornare perché morirai giovane altrimenti. Qua va a finire malissimo. Va a finire che è meglio che mi curo. Aia. Crescita, buttalo giù. Perfetto. Livello 8 per John Frog. Minchia Corfish. Mi sa che va a finire che se non mi ricarico muoio male. Tra l'altro ragazzi, spero che Semaforo impari qualche mossa oltre a botta, perché altrimenti è un problema. Avrei fatto meglio a scegliere un altro Pokémon. Effettivamente qua ho crittato ed è un'ottima cosa. Grande Semaforo, livello 12 per lui. Oddio, ma io non so dove andare, questo è il problema. Tra l'altro, oddio, ho notato adesso che lo sprite di John Frog è orribile. È orribile. E qua otteniamo una pozione, tra l'altro. Aspettate, voglio rivederlo. Voglio rivederlo, Fabio. Oddio, l'hanno tagliato a metà. Come si fa con i ravioli. Mamma mia, che cosa triste. Dovrò sfidare davvero Lino? Allora, facciamo una cosa prima. Curiamoci. Oddio, ci mancherebbe. Speravo di avere una bacca per l'avvelenamento e per la paralisi. Esatto, mi devi sfidare Lino. Non posso permetterti di passare. Il mio gruppo crede nelle mie capacità. Lino,
Perfetto, sai che non potevi mandare Pokémon migliore? La preda perfetta per il grandissimo John Frog, il miglior Pokémon sulla faccia della terra. Levati, livello 9 per John Frog. Ah, ma hai pure l'Alz, perfetto. Sembrava strano, proviamo da... Ok, perfetto. John Frog se ne va con orgoglio e lascia spazio a Semaforo, che li manderà tutti a casa. Che eroe anche Semaforo. Ok, adesso però mi ha schiattato John Frog. Spero che non ci siano troppi allenatori più avanti. Nel caso adesso provo a vedere se... Ok, anche la tipa lì è stata messa all'angolo male. Però Reynard è il nostro, quindi cazzo, mi sa che questo dovrebbe essere l'ultimo, ragazzi. Oddio, c'è la copia tarocca di John Frog. Solo io posso avere John Frog, levati. Ole, grande Semaforo. Stoppa l'avversario, gli mette il rosso davanti. Grande Semaforo. No, Prassiseme! Qua finisce malissimo. Ok. Ma decisamente distrutto. Ottimo. Allora ragazzi, dato che sta per concludersi il tempo a disposizione di me stesso medesimo, che non si dice ma va bene, vediamo di muoverci. Allora, tanto adesso gli allenatori non dovrebbero più esserci, quindi scialla. Allora, di qua dovevo andare. Tra l'altro, Tylov. Aspettate, lui ha Shroomish, quindi Tylov con beccata potrebbe essermi davvero utile. Non lo metterò ovviamente in squadra, ma lo catturo semplicemente perché può tornarmi utile, appunto. Infatti non lo vedrete neanche nella sidebar perché non ho intenzione di tenerlo. E lo so che una gassosa è sprecata, ragazzi, però mi sa che mi conviene. Tra l'altro, dove ci sono le battaglie ci sono anche degli strumenti, quindi probabilmente fuori parte, ragazzi, verrò qua ad esplorare un po' meglio. Ok, tu prima mi hai battuto, adesso ti apro perché io c'ho John Frog che è stato malamente addormentato, ottimo. Dai, 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 bravissimo John Frog. Adesso ritorna e mandiamo Semaforo che lo prenderà a botte in faccia. Invece no, si è fatto addormentare come un ciula Semaforo. Non ti puoi addormentare, devi controllare le macchine che passano. Ok, Shroomish, vai Tylov, è il tuo momento. Ti ho preso proprio per questo, non mi deludere. Parassi di seme, fai schifo. Paralizzante, fai ancora più schifo. Sì, grande Tylov. Eroe, perfetto. Execute. Levati, perfetto. Mi sa che sono arrivati prima loro. Complimenti Victoria, non avrei mai pensato di vedere qualcuno qui tanto presto. Grazie professore, ma anche merito dei miei compagni se sono riuscito ad arrivare qui. Mi dispiace Victoria, ma sembra che qualcuno sia arrivato proprio nel tuo stesso momento. Non è vero, è arrivata un po' prima lei. Come fatto, i miei compagni sono rimasti indietro per rallentare tutti gli altri. Si vede che non sei un allenatore ordinario, Creepy. Allora ragazzi, vogliamo risolvere la questione come davvero allenatore di Pokémon? Cioè, in realtà no, perché c'ho John Frog che dorme. No, scherzavo, chi è che c'ho che... Ah no, c'ho Tylov paralizzato. Allora, John Frog, addormentalo e poi bullizzalo male. Non bullizzarlo, ma bullizzalo. Perché siamo contro il bullismo, ma siamo... sì, ricarica totale. Poi hai drogato il tuo Pokémon. Sei da carcere. Dove l'hai presa quella ricarica totale? L'hai rubata e intanto John Frog lo distrugge. Cazzo, Growlithe. Io non ho neanche una pozione qua. Però volendo una baccarancia... John Frog, fai bolla... Ok, fai ipnosi, bravissimo John Frog, eroe, grandissimo, grandissimo, eroe nazionale e vabbè, e deve concludere il lavoro il mitico, il sole di inimitabile Semaforo. Cazzo, c'è pure Orsi questa, ma tu questi Pokémon qua esattamente dove li hai presi, no? Giusto per fare un piccolo sondaggio, è morto. Attacca, grande Tylov, livello 10 per lui, mamma mia. Perfetto, sono stata debole, avrei potuto vincere. No, Victoria, ho sentito la lotta e ciò che non ti ha permesso di vincere è il profondo legame che intercorre fra Creepy e i suoi Pokémon. Esattamente, cioè non è che sono gli altri che sono scarsi, siamo noi che siamo fortissimi. Torniamo ai dormitori, ottimo. Ottimo, e qua immagino di non poter andare perché c'è uno scienziato bellissimo tra l'altro che mi sta coprendo il passaggio, ottimo. E allora, dobbiamo tornare ai nostri dormitori, quindi facciamolo molto velocemente. Te, perfetto, qua abbiamo uno strumento, anzi, sti strumenti qua a sto punto, ragazzi, li prendiamo in questo preciso istante. Vediamo là dietro che cosa si cela. Un revitalizzante che mi sarebbe servito un po' prima, magari, ma dettagli. E boh, penso che gli strumenti siano finiti, quindi dirigiamoci molto rapidamente verso... Madonna, sta foresta qua è un disastro, però, ragazzi, è piena di alberi, è incolta come poche, neanche il mio giardino è così. Ok, andiamo verso il dormitorio, ragazzi, e stoppiamo l'episodio che oggi è durato di più della volta scorsa. Però, aspettate, prima mi curi Pokémon, altrimenti domani mi sveglio con John Frog agonizzante sul tappeto. Non vorrei mai che succedesse una cosa del genere. Ti odio.
Creepy, abbiamo un problema, non troviamo più Victoria. Il suo gruppo mi ha chiamato e mi ha detto che dopo il combattimento che ha avuto con te è voluta tornare alla foresta per allenarsi ancora. Il problema è che quando sono andati a chiamarla non l'hanno più trovata. Dai, raggiungimi, sono nello stesso punto dove oggi abbiamo tenuto la lezione, ti aspetto. Sì, però nel prossimo episodio, cari miei. Tra l'altro penso di aver letto un L'anno senza H, dopo ricontrollerò nell'editing, ma comunque spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che trovate nella sidebar qua sotto, perché la sidebar l'ho impostata in modo tale che la domanda sia qua sotto, e passate dai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.